Vedere un po'. Bene, credo che ci siamo, sono le 3:30 Abbasso un circa. po', ecco qua, perfetto. Ok, questa diretta come mai? Perché abbiamo deciso di fare questa diretta? Fra poco insieme a me ci sarà sia Ida Scarlato e Maria Rosa Sansone, Maria Rosa Sansone e le due vocalist dei Senza Tempo Live. Abbiamo deciso di fare questa diretta proprio per cercare di incontrare, no? Come se fossimo di persona le nostre coppie. Quindi, siccome non lo possiamo fare, che siamo in quarantena, la tecnologia c'è, la dobbiamo sfruttare. Ecco perché abbiamo deciso appunto di fare questa diretta, che ha il fine appunto quello di cercare di parlare con le nostre coppie, insomma, di cercare di capire un po' la situazione com'è, anche se la sappiamo, i telegiornali ci riempiono praticamente ogni secondo di queste informazioni, quindi quindi questa diretta non vuole essere che insomma parleremo del Covid, assolutamente no, ma cerchiamo di capire come questa emergenza impatterà sicuramente sul matrimonio, sui matrimoni da oggi in poi, fino a un certo punto, insomma, non tanto. Allora, Maria Rosa, ci sei? Sì? Sì, c'è. Ok, Ida c'è pure, perfetto. Quindi fra poco vi faccio presentare anche Ida. Perfetto, sì, ok. Devo dire che ci sono già arrivate delle domande su WhatsApp, per cui dopo, fra poco, inizieremo ad analizzare queste domande che ci sono già arrivate. Nel frattempo, se hai delle domande da farci, puoi tranquillamente scriverle qui nei commenti, così iniziamo anche a dialogare appunto anche con le tue idee, cercare di capire come la vivi, come la stai vivendo, che cosa stai facendo, se hai iniziato a disdire la data, a cambiare, a chiamare i vari fornitori, cercare di, no, di collaborare insieme. Bene, facciamo in questo modo. Do la linea direttamente a inizio con Ida, sì, inizio con Ida e poi andiamo con Maria Rosa, anche perché possiamo farla contemporaneamente. Ecco perché abbiamo scelto questa tipologia di diretta in modo tale che è come veramente è come se fossimo di persona. Ecco qui. Ida, ci sei? Sì, eccola qui. Ciao Ida. Eccomi, sì. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sono molto felice di essere qui con te, poi con Maria Rosa, fra pochissimo, perché come hai detto tu abbiamo la possibilità di stare più vicino ai nostri futuri sposi, alle persone che abbiamo già conosciuto e anche a quelle magari che conosceremo e che ci conosceranno adesso virtualmente. E per parlare un po' appunto di come stiamo affrontando tutti questo periodo, in particolare a noi interessa l'organizzazione del matrimonio, che sappiamo che insomma è sempre non semplice ed è importante stare insieme, lavorare insieme per far sì che tutto risulti più leggero, più armonioso, perché come dico sempre, lavorando insieme si lavora meglio. E quindi abbiamo bisogno della collaborazione, della tolleranza un po' da parte di tutti, come dicevi tu, un po' anche tutti gli altri servizi che riguardano l'organizzazione del matrimonio. Quindi io sono contenta di poter parlare tramite queste piattaforme che ci permettono di essere più vicini, nonostante la regola di dover rimanere a casa. E quindi spero, insomma, di ricevere tante domande. Bene, perfetto. Beh, a questo punto direi di far intervenire anche Maria Rosa. Ricordiamo che Ida Scarlato è una delle due vocalist dei Senza Tempo Live. C'è pure Maria Rosa che è Fiume Freddo. Arriva, arriva. Fiume Freddo Lamezia, di dove sei? Scherzo, di Fiume Freddo Bruzio. Bene, ecco qua che arriva anche Maria Rosa. Ciao Maria Rosa. Ciao, buonasera a tutti. Guarda, io vi vedo tutti e due. Bello, sì. Naturalmente anche io sono tanto felice di stare con voi e di stare con i nostri sposi. Appunto, abbiamo pensato questa diretta per passare un po' di tempo insieme, per rispondervi, insomma, anche magari per darvi dei consigli. Io non vedo, insomma, chi è
online adesso, però Adesso sto saluto tutti gli guardando Maria, sposi. Maria Minervini. Ciao Maria. Ok, saluto tutti i nostri sposi. Naturalmente aspettiamo un po' prima magari di parlare dei punti su cui insomma ci focalizzeremo di più, così insomma aspettiamo anche gli altri e poi insomma ci saranno un po' di cose anche da ascoltare. Possiamo nel Sì, frattempo esattamente. parlare della fascia bellissima che hai ai capelli, per esempio. No? Poi ti darò info in privato su Ok, questo. perfetto. Niente, no, non vogliamo coinvolgere né Giovanni né tutti gli altri. Però Giovanni, guarda come siamo carine. Io mi sono un po' sistemata perché stai a casa, insomma, non è che ci trucchiamo proprio tutti i giorni in questa situazione, però insomma, no? Bisogna sempre mantenersi. Dovremmo continuare un po' a fare quello che solitamente, insomma, facciamo. Quindi, visto che noi donne poi, insomma, ci teniamo un po' di più Assolutamente. rispetto a voi uomini, ecco. Allora. Intanto saluterei Oreste Perfetti, Oreste. che è un fotografo. Sì. Un fotografo per matrimoni. Oreste, se vuoi intervenire, poi fra poco avremo Roberto Schiumerini pure, che è un fotografo che appunto ieri o l'altro ieri è intervenuto in diretta e insomma anche lui vuole dirci la sua e cerca insomma cerca di darci delle sue insomma riflessioni in merito a questa emergenza, come gestirla e cosa può portare nell'ambito dei matrimoni. Intanto, prima di iniziare, come diceva Maria Rosa, giustamente iniziamo ad aspettare. Ciao, ciao Maria, ciao Maria. Iniziamo ad aspettare che arrivino le coppie e cosa ne pensate voi, Maria Rosa, Ida? Aspetta, mi sono capovolta. Se si è accappottata Maria Rosa. Si è emozionato dopo questa domanda. Cosa ne penso di tutta questa situazione e come la Sì. vivo? Beh, sicuramente non è facile perché comunque io sono una persona che non è abituata a stare in casa tanto tempo, perché faccio mille cose, lavoro, vado in giro, insomma, canto, ovunque, quindi non è sicuramente facile. Poi mi mancano tantissimo i miei alunni, i miei bambini, le mie bambine, che però sento, ho sentito e sento spesso, mi mandano tanti video musicali, quindi delle loro, diciamo, lezioni di canto a casa, ecco. E poi canto, faccio volontariato, insomma, diciamo che sto cercando di passarla, insomma, nel migliore dei modi possibile. Per quanto riguarda gli sposi, sicuramente non è facile per loro dover organizzare comunque il tutto in questa situazione, no? Perché comunque sappiamo che ci sono tante attività chiuse, quindi è normale che siano in difficoltà, ecco. Però sono sicura che quando tutto questo sarà finito, spero al più presto. I nostri sposi faranno un wedding mega super galattico, ecco. Glielo auguro io con tutto il cuore. Intanto salutiamo Maria Esposito, che è stata una coppia nostra dall'anno scorso, Sì. Roberto Schiumerini che è in diretta. Ciao Roberto, quindi Oreste e Ciao. Roberto siete in diretta. Si è accappottata di nuovo Maria Rosa. Ecco che Ok. arriva No, anche Ida, perché Ida la sono ferma, avevo. non mi sono Ok. mossa. Io sono ferma. E lei è ferma, Mi lei hai è ferma. Ok, Ida, messo al invece tu? centro. Sì. Beh, diciamo che
Sono una tra le persone, mi ritengo privilegiata perché posso restare a casa, perché posso lavorare anche da casa. Sappiamo che c'è tantissima gente che continua ad uscire a fare il loro dovere e si sta prendendo cura di noi. Quindi io ho trasferito tutte le mie abitudini a casa, stiamo poi penso tutti quanti riscoprendo cose che avevamo perso, dato per scontate. Probabilmente dopo questo periodo inizierà un nuovo periodo, un nuovo momento della nostra vita. E poi, vabbè, io sono una grande oziosa, quindi amo leggere, scrivere, stare a casa non mi pesa moltissimo perché posso fare queste cose molto di più. Ho sentito in questi giorni alcune coppie, alcune persone, alcuni ragazzi giustamente preoccupati, se rinviare, aspettare ancora per trovare un'altra data, una data alternativa a quella già scelta. Quindi i dubbi sono tanti perché appunto non abbiamo ancora una data certa della fine di questa situazione, non abbiamo una scadenza, è tutto così molto ancora dubbioso, però ovviamente rispettando le regole ci auguriamo al più presto di ritornare a quella che noi chiamiamo normalità. Ok, Tu, sì, Giovanni? scusami, sì, Ida, sì, scusami, ma avevo perso Maria Rosa, era uscita. Ah, ok, perfetto. È una Ogni ragazza di tanto ti belle. faccio gli scherzi, sono una simpatica. Una simpatica, sì. No, ma pure io la stessa cosa, come, insomma, meglio stare in casa e non come negli anni 50, insomma, negli anni 40, 45. Sono stati chiamati per andare a fare la guerra, no? Quindi Assolutamente. meglio stare in casa. Lo so che magari le nostre abitudini vengono capovolte, vengono un po', però insomma, si fa, si legge, si fa la pasta fatta in casa, si fa il pane, Esatto. si Guarda, fanno delle io ho detto cose. alla fine di tutto diventerò chef come Cannavacciuolo, che è il mio Ottimo, preferito. ottimo. È contento mio marito, capisci? Infatti, immagino. Intanto salutiamo anche Francesco. Ciao Francesco, uno sposo del 11 agosto del 2020. Francesco, visto che tu sei uno sposo, inizia a farci qualche domanda. Ovviamente anche Roberto inizia può fare, anche Maria, che è stata una sposa dell'anno scorso, può farci qualche domanda, anche se già è sposata. Quindi, rispondendo alla domanda di Ida, insomma, anche io cerco di sfruttare questo periodo, insomma, lavorare da casa, studiare da casa, leggere da casa, fare tante cose che magari erano andate un po' perse, no? Nel senso che anche il rapporto con la famiglia stessa, in questo Assolutamente. caso, si cerca di andare a parlare di più, perché oggigiorno è scappo, fai, vai là, vai lì, tu corri, corri e quindi nella negatività, diciamo che cerchiamo sempre la positività delle cose. Un po' problematica invece per i matrimoni, perché c'è questa incertezza che non si sa se, quando, perché, quando, dove, come, quando iniziare con i matrimoni. In effetti ci sono state già delle coppie che di maggio, giusto Ida? Sì, 30 maggio? Sì, 30 maggio che 30 maggio. hanno rinviato la data, giusto? Sì, Stella, se non erro. Esatto, e Stella e anche Ilaria, se non sbaglio, che hanno rimandato il matrimonio, ovviamente, perché maggio è già così. È, diciamo, troppo vicino. Giugno così così, luglio non lo sappiamo. Voi cosa ne pensate di giugno, luglio, agosto? Quando si riprenderà? Beh, diciamo che io preferisco vedere le cose proprio, vedere un futuro, ragionare in maniera negativa, nel senso, credo che verrà posticipato tutto da settembre in poi, che ci voglia ancora del tempo, e credo sia necessario il tempo anche per fare prevenzione, cioè non essere precipitosi. E uscire subito di casa e rischiare magari che
che il virus non sia andato via del tutto. E quindi secondo me è meglio essere prudenti, fare le cose con calma per essere proprio sicuri di essere al sicuro. E quindi credo che poi, come è stato anche detto, insomma, in TV, da quelli che stanno più in alto di noi, le cose riprenderanno in maniera graduale. E per esserne completamente fuori, credo ci voglia settembre. Ma questo ovviamente è il mio pensiero, anche se io spero il prima possibile, però vorrei che andassimo appunto con cautela per non avere altri rischi. Ok, prima di rispondere Maria Rosa, c'è Giancarlo Rizzo, eccolo qua, che dice noi rimandiamo al prossimo anno. Giancarlo, come mai? Ovviamente, insomma, quando era il matrimonio di Giancarlo e la decisione l'hai presa perché non hai trovato, diciamo, disponibilità tra i vari fornitori oppure è stata proprio una scelta tua? Prima di rispondere ancora, Maria Rosa, aspetta un attimo perché c'è Francesco. Aspetta un attimo, Maria Rosa, c'è Francesco che dice questo. Scusami, Francesco, che mi esce Facebook user, non lo so perché, ma esce così. Speriamo che tutto questo finisce il prima possibile perché comincio a preoccuparmi ad andare ad agosto per il matrimonio. Quindi Francesco, lo ricordo, è uno sposo di 11 agosto. E che ovviamente anche lui ad agosto inizia a preoccuparsi se il matrimonio si farà o no. Maria Rosa, cosa ne pensi tu rispondendo alla domanda di prima? Penso, guarda, nello stesso modo, tutto quello che ha detto Ida, anche per me sicuramente ci vorrà, diciamo, settembre per riprendere un po' tutta la nostra quotidianità. Quindi penso anch'io che ancora ci vorrà un po' di tempo, anche perché uscire, cominciare di nuovo a, diciamo, uscire, insomma, fare tutto quello che facevamo, è rischioso, nel senso che potremmo tornare indietro. Quindi forse è meglio cercare di fare le cose per bene, per poi, diciamo, uscirne totalmente quanto sia possibile. Perfetto, Questo. allora nel frattempo c'è Oreste che mi dice Giova troppo serio, vabbè cerco di essere più scemo possibile, anche perché io sono Perché scemo. siamo abituati ad altro in realtà, anche i Esatto, nostri sposi sono esattamente. Poi abituati c'è all'ingiovanni. Francesco che dice speriamo che tutto questo finisca il prima possibile perché comincia a preoccupare, ecco questo l'abbiamo già visto, concordo con Francesco invece, aspetta. E Giusy che Sì. sono in Germania. Poi abbiamo un commento di Ilaria. Credo che settembre sia ancora troppo vicino, il motivo per cui stiamo pensando di rimandare direttamente al prossimo anno per stare più tranquilli ed evitare di fare un matrimonio con ansia e mascherine. Questa è Ilaria della 30 maggio. Poi abbiamo Alessandra. Anche noi rimandiamo, ci si sono fermati tutti i preparativi, soprattutto di casa e anche del matrimonio. Questa è Alessandra, sì. E poi abbiamo, non so perché mi esce così. Buonasera a tutti voi, noi dovremmo sposarci il 13 giugno, ma abbiamo deciso di prenderci tempo fino a dopo Pasqua, noi siamo anche fuori nazione, quindi abbiamo una percezione diversa di notizie e problematiche diverse, ma se posticiperemo sarà anche noi per il prossimo anno. Sì, in effetti, se posticipi che hai il matrimonio giugno, tanto vale lo posticipi all'anno prossimo. Anche perché, Giovanni, vogliamo dire che noi abbiamo tante coppie che appunto ci contattano dalla Germania e dalla Svizzera, che vivono fuori e poi vengono qui a sposarsi, insomma, per festeggiare insieme alla propria famiglia. E questo infatti stiamo vedendo dai messaggi che è un problema perché ci sono dei tempi diversi tra un paese e l'altro, perché abbiamo visto che ogni paese ha adottato queste forme di restrizione in momenti diversi. Quindi non siamo tutti allineati, ed è possibile che magari da noi finisca giorno 11,
finisca, tra virgolette, magari ancora in Germania, in Svizzera, non sia la stessa situazione nostra. Quindi capisco perfettamente la preoccupazione di chi vive proprio fuori il paese, non ha, come diceva appunto il ragazzo prima, una percezione proprio concreta di quello che succede in un paese diverso da quello in cui vive. Ok, allora rispondendo a queste, visto che sono arrivati questi commenti, e c'è arrivata una domanda, mi è arrivata una domanda su WhatsApp ieri, di una sposa che di giugno, che ha deciso di rimandare all'anno prossimo il matrimonio, e mi ha chiesto, ma Giova, ma scusa, la caparra come funziona? La perdo, non la perdo? Possiamo rimandare al giugno dell'anno prossimo? Ovviamente, al di là del contratto, al di là della clausola scritta sul contratto, cioè non stiamo lì a vedere se è scritto in un modo o in un altro. Ovviamente la caparra non viene persa, quindi la andiamo a congelare per la prossima data, sia se è 2020 sia se è 2021, e quindi non vi preoccupate se doveste cambiare anche anno o periodo, la caparra rimane congelata, insomma. Giusto, Ida? Giusto, Menerosa? Quello che dici Certo. tu, che possiamo dire? Beh, io cerco di ridere perché c'è Oreste che mi dice, appunto, mai visto così serio. Ho capito, ma in queste non è che posso fare, insomma, è così. Cioè, ti rendi conto che reputazione hai in giro? Ho una reputazione un po' così, ma ciao Isabella, che ci sta guardando pure Isabella. Beh, visto che ci sono arrivate un po' di domande, visto che siamo in 18 tra pagina e gruppo riservato, vogliamo fare un brano? Volete ascoltare qualcosa? Diteci sì o no nei commenti. Volete ascoltare qualche brano? Considerate che siamo tutte e due stonate. Assolutamente sì, infatti collaborano con i Senzatempo, collaborate con i Senzatempo live proprio per questo motivo, perché non abbiamo tempo, non siete stonate, insomma, tutte queste cose qua, quindi. Ida poi non scrive delle canzoni molto belle. Grazie, Assolutamente, troppo no, no, buona. no, no. Quindi volete ascoltare qualcosa, sì o no? Scrivete nei commenti. Poi c'è da dire che comunque è un periodo difficile anche per organizzare, no? Le varie cose. Quindi giustamente è normale che, essendo magari tutto chiuso, i nostri sposi decidano anche di rimandare. Noi naturalmente vi seguiremo lo stesso, vi daremo i nostri consigli, poi naturalmente, come sapete, sceglieremo, vi aiuteremo anche a scegliere dal punto di vista musicale, insomma, quindi non, per quanto ci riguarda, non dovete avere, insomma, preoccupazione, vi seguiremo e staremo con voi. Quindi niente, questo. Perché mi avete lasciato da sola? Ma proprio per, sai com'è, sai così. Allora, intanto c'è Giancarlo Rizzo che ci dice: matrimonio il 25 giugno di quest'anno, avevo già tutto organizzato, tutto pronto, ma in accordo con la mia futura moglie abbiamo deciso così. Io penso che questa cosa ce la tireremo per molto tempo, e anche quando tutto finirà ci sarà sempre qualche restrizione, molte cose non si potranno fare. E per non vivere un matrimonio fatto di ansia per molti che vengono anche dal nord, ho già rinviato, chiamando tutti i fornitori, rinviando tutto di un anno al 24 giugno 2021. Avevo persino organizzato il... poi non vedo più il video, avevo perfino organizzato e per non mio, avevo perfino organizzato il viaggio di nozze in Florida, e per fortuna sono riuscito a bloccare tutto. Beh, meno male che sei riuscito a bloccare tutto, Giancarlo. Intanto ho letto i commenti e dicono sì, che vogliono ascoltare qualcosa. Quindi chi canta? Ido, Maria Rosa? Ida? Uguale? Va Decido bene. io, Ida. Aspetta che mi.
Sistema un po' di cose qui e ci sono. Sì, poi ho visto che c'è anche Francesco Panghero, un altro videografo, fotografo, Emilio Cipolla, ciao Emilio dalla Germania, se non sbaglio, Francesco Panghero, un altro fotografo, ripeto, un videografo, non vorrei dire una cosa per un'altra. Quindi, se vuoi intervenire anche tu, Francesco, perché fra poco interverrà Roberto Schiumerini. Voglio ricordare che Roberto Schiumerini è un fotografo molto scadente della provincia di Cosenza. Scherzo, ovviamente. Insomma, oggi siamo in diretta, tutti scadenti siamo, noi non Sì, sì, sappiamo sì, sì. Tutti che scadenti. Ovviamente scherzo, anzi, è un grande professionista, Roberto. quindi Ida, la poi se dedichiamo a vuoi, vai. Roberto questa La canzone. dedichiamo a Roberto e a tutte le persone che ci stanno seguendo, che siamo in 18. Quando sei qui con questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica. Mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Da te, sendo papà, da Sendora rendura tu e bambù, rendura suona un'armonica. Mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te. E per me nel cielo. Grazie Ida, grazie, grazie, Grazie grazie, a grazie, voi. grazie Ida. Salutiamo anche Simona Panuccio, Antonella Furlano, Ilaria che ci stanno seguendo. Simona è stata una sposa dell'anno scorso. Mia. Sì, esatto. Volevo dire giusto una cosa. Simona, meno male che è stato l'anno scorso il matrimonio, perché Simona è stata una persona abbastanza precisa. E se non sbaglio è stato Roberto Schiumerini il fotografo, sì, con Oreste. È stata molto precisa, no? Quindi magari con questa emergenza, sai, era un po' problematica. Francesco dice brava, ciao, brava. Ida, brava. Grazie. Ciao, grazie Francesco. Quindi se avete anche voi delle domande o avete delle riflessioni, magari possiamo parlare insieme anche ad altre coppie o comunque altri professionisti, visto che c'è Oreste, c'è Francesco, Roberto. Roberto, quando vuoi, dimmi che ti mando il link, così entri in diretta con noi. Voi avete qualcosa da aggiungere, Maria Rosa, Ida? Beh, a proposito, scusa un attimo che tolgo questo Sì, effetto. vai. Vabbè, è una diretta, è tutto in Eh diretta. sì. Ah, beh, sì, ovviamente. No, dicevo a proposito appunto degli altri fornitori, altri servizi, ovviamente c'è bisogno di tanta comprensione, gentilezza da parte di tutti noi, quindi spero che nessuno abbia dato problemi magari nelle
nel vedere gli sposi appunto preoccupati di voler rimandare date, quindi mi piacerebbe sapere anche un po' come hanno affrontato di chi ha rimandato, insomma, come ha affrontato la gestione di altre attività come la ristorazione, sala ricevimenti, fotografi, appunto con gli acconti già dati, come si diceva prima. Mi auguro si sia ricevuta, insomma, gentilezza da parte di tutti, perché, insomma, siamo tutti nella stessa barca, no? Con questa preoccupazione. Esatto. Ciao Teresa, ci sta seguendo Teresa anche dalla Germania. Come siete messi lì in Germania? Ed è una sposa di settembre, mi pare. Sì. Mi sembra, sì. Di settembre, sì. Roberto, quando vuoi, fammi sapere che ti mando il link. Anzi, te lo mando poi alla fine, quando vuoi, poi ti entri. Maria Rosa, tu hai da dirci qualcosa? No, io sono curiosa anche io di sapere come si stanno comportando gli altri fornitori, perché sono cose effettivamente importanti. Poi sai, penso che quasi tutti abbiano comunque prenotato il fioraio piuttosto che il fotografo, insomma, poi tutte le varie cose, no, che ci sono da fare, anche per quanto riguarda, per esempio, la ristorazione, no? Che, insomma, di solito sappiamo si dà una caparra bella. Più quindi queste sono cose, insomma, importanti. Poi sai, rimandare all'anno prossimo, magari bisogna anche trovare la data in cui ci sia tutto il pacchetto che uno ha già scelto tra Esatto. tutte queste cose, no? Quindi anche quello non è facile assolutamente. Quindi mi piacerebbe sapere. Io ho parlato con alcune spose, insomma, però sono cose, insomma, importanti. Però non la vivete in modo troppo pessimista. Io cerco sempre di vedere un po' il lato, diciamo, più positivo, per quanto in questa situazione ci possa essere, no? Quindi, come dicevo all'inizio, sono sicura che poi sarà un super mega wedding fantastico, perché poi ci sarà ancora di più voglia di festeggiare, di divertirsi, di stare insieme, di riabbracciarsi, e quindi sicuramente sarà ancora più esplosivo, ecco. Sì, si Intanto ciao, recupererà. esatto, ciao Jenny, poi c'è Teresa che ci segue dalla Germania, non è una sposa di settembre ma una sposa di giugno, scusami Teresa, ma 13 giugno, 12 giugno, ma tu che fai? Lo rimandi, lo rimandiamo il matrimonio o lo facciamo 13 giugno? Ci dice che, eccola qui, scusami se mi esce sto Facebook, ma è Teresa Tedesco dalla Germania. Qui in Germania siamo comunque in una quarantena, diciamo, alleggerita. Qui si può uscire a fare. Si può, a fare? Jogging. Sì! E passeggiare all'aperto con la persona con cui vivi o da soli. Io non parlo in inglese perché sennò poi faccio. Come si dice? Faccio scomparire voi che non sapete parlare l'inglese, capito? Poi, Simona Panuccio. Ciao a tutti, mancato assai, dicevi bene, meno male che è stato l'anno scorso, noi siamo perseguitati, sì, quindi meglio così perché già l'anno scorso ci sono stati vari, non problemi, ma varie situazioni da risolvere e quindi meglio in questo modo. Ciao Alessio, anche a te. Ok. Marie, vuoi fare tu un brano? Sì, aspettate che mi preparo anche io. Sì, preparati, così noi nel frattempo leggiamo il messaggio di Ilaria, che sempre mi esce così. Io fortunatamente ho trovato comprensione e flessibilità da parte di tutti, anche gli altri sono stati disponibili sul congelamento della caparra, meno male perché anche io sono una super precisa e questo mi ha già fatto uscire fuori dai miei schemi.
ma sono convinta che poi sarà un super giorno. Brava Ilaria, esattamente. Quindi sono contento che anche gli altri fornitori ti abbiano dato la possibilità della caparra, perché con noi la caparra può essere, no, 100, 200, 300, 400, però una caparra di un ristorante già inizia a essere un po' pesante, per cui meglio così, meglio così. Teresa, noi come abbiamo detto ieri nell'altra diretta, aspetteremo dopo Pasqua per decidere. Esatto, perché sicuramente adesso Roberto Schiumerini, che appunto è un fotografo di Cosenza, che entrerà fra poco in diretta, ci dirà questa cosa qui sicuramente, perché lui ha avuto modo di parlare con alcune strutture, con alcune sue pure coppie, e insomma hanno parlato, hanno un po' riflettuto su questa cosa, e secondo loro si debba, insomma, che credo che loro, secondo loro, insomma, si debba aspettare la seconda metà di, insomma, dopo Pasqua, per cercare di capire come fare. Maria Rosa, ci sei? Sì, eccola qua. Sì, Sì, ci un sono minuto. qua. No, un secondo. Ah, un secondo, ok. Allora, nel frattempo qua c'è. Ok. C'è la base che va e viene, Marì. Dentro la tua terra mi ritroverò, turbini e tempeste, io cavalcherò, volerò tra i turbini, nella meravigliosa creatura sei sola al mondo. Nella vigliosa paura d'averti accanto, occhi sole, mi brucia mezzo al cuore, amo, vita meravigliosa. Grande Maria Rosa, brava, 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 brava. C'è Oreste che dice che c'erano le casse che fanno eco. Oreste, purtroppo c'è Maria Ok, siamo Rosa. tornati. Sì, no, stavo dicendo che Oreste ha detto che le casse tue facevano eco. Il problema è che Ida è in uno studio. Maria Rosa, il suo studio non è a casa, ma quindi non può andare nello studio perché è in quarantena. E quindi questo è il motivo. E quindi abbiamo adattato uno studio così alla buona.
insomma, la fortuna di Ida è che si ritrova lo studio in casa, quindi così. Fra poco abbiamo Roberto Schiumerini, perché è già pronto. Volevo giusto leggere, brava da Francesco anche, grazie Francesco. E proprio volevo leggere il commento di Francesco che ci dice, uno sposo di ricordo di 11 agosto. Anche noi ci prenderemo tempo per andare fino a metà, fine giugno, per vedere come si evolve la situazione, se fare o rimandare il matrimonio. No, no, quale scusa, resta. Anzi, grazie del tuo feedback. Grazie, grazie mille del Grazie. feedback. Ma tu non lo Esatto. sai, Giovanni, ma Oreste, Sì? quando io ero giovane, carina, tanti anni fa, mi ha fatto un servizio fotografico bellissimo. Ah, addirittura. Quando facevo la Ah. il C'è Ilaria che ci dice. Stessa cosa di, no, scusate, Alessandra Petruzza, Sì. una sposa tua, Maria Rosa, giusto? Sì. Sì. Stessa cosa di Laria, anche per noi, tutti disponibili e comprensivi. Alla fine è anche da questo che si capisce la professionalità dei fornitori. Aspettiamo la nuova data più carichi di prima, sperando che sia la volta buona. Alessandra, ma certo, se ti affidi a professionisti è normale che in questo momento specialmente non ci saranno né problemi né a livello di presunzione, di wow, voglio la caparra, c'è scritto così sul contratto, e anche se si dovesse spostare la data e poi ci sono delle incongruenze con la data, sicuramente se scegli in questo caso nostro, dell'intrattenimento, un team di intrattenimento e non un gruppo musicale, che sono due cose ben diverse, probabilmente non avrai nessun tipo di problema. Ad esempio, se c'è Teresa che si sposa il 12 giugno del 2020 e decide di spostare la data al 20 settembre, se magari un gruppo di due persone, tre persone, quattro persone, poi la sposta e poi quello non c'è, poi quello è così e quello colà, è meglio magari affidarsi a professionisti, magari spendere 100-200 euro in più, però specialmente in questo periodo, ma ci saranno anche altri problemi anche nel 2022-23, quindi è sempre bene affidarsi a professionisti. Perché? Per quale motivo? Per fare un matrimonio non è che investi 1000 euro, 2000 euro, investi 20, 30.000 ed è bene, insomma, cercare di affidarsi a professionisti almeno nei settori principali, che possono essere foto, video, sala, musica, queste cose qui. Roberto, ci sei? Sì? Fammi un cenno con la mano. Perfetto, c'è, perfetto. Ok. Facciamo così, facciamo intervenire Roberto Schiumerini, che appunto ricordo è un fotografo della provincia di Cosenza, e non solo, è di Cosenza, ma lavora dappertutto. Eccolo qua. Ciao Roberto! Sì, mi vedete? Sì! Sì, ciao, Ciao! buonasera, buonasera. Grazie, grazie per avermi invitato, Giovanni. Bravissime Ida e Maria Rosa. Ho sentito Maria Rosa, non si sentiva la musica, ma si sentiva benissimo la tua voce, quindi ancora meglio. Allora, niente, io riprendendo, intanto saluto anche io Oreste, non so se c'era Francesco Pancaro prima. Ho visto Francesco Pancaro, sì. Ok, buonasera a tutti. Allora, io quello che ti ho detto ieri, mi sembra ieri ce l'avamo sentito, non ricordo bene se ieri o avantieri, Sì. che avevo sentito questa location per un matrimonio che io ho a maggio di inglesi, di una coppia di sposi inglesi. Quindi eravamo un attimino tutti nel panico, perché anche lì, come sappiamo, sono nei guai anche loro. Non si sa se ci sono aerei che verranno bloccati per maggio e quindi non sapevano se rimandare la data. La proprietaria della location mi ha detto che loro aspetteranno almeno la metà di aprile, subito dopo Pasqua.
per prendere una decisione definitiva. Io penso che comunque è una data fattibile, nel senso che si può aspettare almeno una decina di giorni, 10, 12, 15 giorni, per capire un po' meglio. E passati questi giorni si prenderà una decisione definitiva, ed è un consiglio, diciamo, che do anche alle coppie, nel senso, sì, aprile e maggio ormai sono da spostare sicuramente, giugno non si sa se la metà di giugno o comunque fino a giugno qualcosa si potrà cominciare a fare, anche se con le dovute restrizioni sicuramente ci sarà all'inizio, almeno qualche restrizione ci sarà. Giovanni ieri non sapeva cosa fare, se ci sono restrizioni, se ci saranno restrizioni a livello della musica, perché logicamente voi in quel caso sarete messi male, nel senso che se obbligheranno di fermare la musica, di non fare musica per non creare questi famosi assembramenti di cui si parla, la musica sarà un po' distrattata, diciamo, no? Mi sentite? Io non so se mi sentite. Sì, sì. Sì. Okay. Alla grande. Ok. Io per te che cosa posso dire? Per i tuoi sposi, diciamo, no? La cosa principale è quella di, se si dovesse decidere di cambiare data, la cosa più importante è di farla insieme. Cioè, insieme vuol dire insieme alla location, insieme alla musica, insieme al fotografo, tutto ciò che ruota intorno al vostro matrimonio. Questo perché? Perché non basta parlare solo con la location, ad esempio, e cambiare la data e poi scoprire che magari la musica o il fotografo hanno quella data occupata. Quindi è molto importante da questo momento in poi lavorare tutti insieme, perché alla fine si tratta del vostro matrimonio, cioè si tratta di tutto ciò che avevate pensato per riuscire a creare una giornata bellissima, no? Quindi anche se manca, se dovesse mancare un tassello, diciamo che ne risentirebbe anche tutto il matrimonio, tutto il resto, no? Quindi è importantissimo fare i passaggi tutti insieme. Poi per chi può, sicuramente è importante comunque fare il matrimonio entro quest'anno, entro il 2020. Anche magari pensando ad un giorno infrasettimanale. Ormai diciamo che anche i sabati di settembre sono praticamente tutti occupati. Io parlo specialmente delle location, che sono quelle che sicuramente occupano la data prima di tutti, no? Ormai trovare una location di sabato a settembre io penso che sarà impossibile. Quindi sempre pensando all'importanza del vostro matrimonio, all'importanza del giorno, all'importanza che è proprio il valore del matrimonio, riuscire comunque a farla quest'anno e non a rimandare l'anno prossimo, logicamente per chi può farlo. Anche perché rimandare all'anno prossimo comunque potrebbe creare altri problemi. Primo perché delle date dell'anno prossimo sono già occupate, ci sono sicuramente problemi logistici, perché ci saranno sicuramente alcune location che creeranno dei problemi a livello di prezzi pure, no? Perché
magari qualcuno aveva già intenzione di aumentare prezzi per... Ascolta, Roberto, su questo punto ti volevo chiedere una cosa. Secondo te, alta stagione, bassa stagione, può cambiare qualcosa? Cioè, nel senso, io ho un matrimonio, io sono uno sposo, e mi sposo il 13 giugno del 2020. Se lo sposto ad agosto 2021, quindi magari può essere alta stagione, secondo te può cambiare qualcosa? Guarda, non cambia niente a livello nostro, cioè fotografo, musica, io penso che su questo non cambia niente. Cambierà a livello, invece, io penso, a livello di location, perché logicamente loro guardano molto alta stagione e bassa stagione. Quindi potrebbe essere, non ti so dire, ma potrebbe essere. Quindi diciamo che secondo Roberto, diciamo, per quanto riguarda le stelle gemelle, ci potrebbe essere questo problema, che magari se hai un matrimonio organizzato nella bassa stagione e lo sposti nell'alta stagione, probabilmente ci sarà qualche cambio di pagamento. Per noi non cambia, anche perché per noi non cambia mai, nel senso che al di là di questa emergenza è sempre stato così, nel senso che o ti sposi a settembre o ti sposi... Come, Roberto? Per noi non esiste alta stagione e bassa stagione, no? Esatto, quindi diciamo che per noi non cambia assolutamente nulla, sia se lo sposti a settembre, sia se lo sposti ad agosto, il prezzo non cambia, diciamo che rimane sempre quello là. Maria Rosa, cosa ne pensi per questa cosa? Alta stagione, bassa stagione, cambia qualcosa? No, era quello che dicevo prima, no? Effettivamente mi trovo d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, perché parlavo prima di tutto il pacchetto, no? Perché poi quando, cioè, a questo punto giustamente tutte le nostre coppie avevano già delineato il loro pacchetto tra fotografo, location, insomma musicisti e tutto quanto, no? Quindi giustamente nel momento in cui si sposta la data poi con la location, è bene contattare poi tutti, di modo che ci sia la disponibilità di tutti. Effettivamente settembre adesso per quest'anno è il mese più, diciamo, gettonato. Già settembre è un mese comunque pieno di eventi, di matrimoni, perché insomma, un bel mese, c'è un clima pure bello, insomma, solitamente, quindi questo. Effettivamente io penso che nel momento in cui ci troviamo non si dovrebbe distinguere alta stagione, bassa stagione, nel senso fare, no? Da parte delle location, proprio per aiutare anche le coppie. Noi giustamente non ci riguarda, perché appunto abbiamo sempre lo stesso budget, insomma, per qualsiasi mese, qualsiasi stagione. Però penso che bisogna che ci aiutiamo, ecco, perché siamo in un momento difficile, quindi insomma, bene. C'è Luigi e Rosa Maria, sì, coppia di fine luglio, che ci dice: secondo cosa dite, ce la faccio? Ida, secondo te? Allora, diciamo che non, purtroppo non può saperlo nessuno. Per il ragionamento che facevo prima, forse per stare proprio tranquilli sarebbe il caso di scegliere una data alternativa. So tra l'altro che molte location stanno dando la possibilità di scegliere due date, di scegliere una seconda data, quindi non annullare completamente, per esempio, la data di maggio, la data di giugno, però sceglierne una seconda, quindi ci sono appunto alcuni fornitori veramente molto tolleranti e comprensivi,
in modo tale poi da regolarsi man mano, perché le notizie ci giungono appunto giorno dopo giorno, e nello stesso tempo nessuno vorrebbe un matrimonio con restrizioni, anche perché il matrimonio è un evento che prevede un assembramento, che prevede appunto la presenza di più persone. Nessuno vuole festeggiare con dei limiti, dove scegliere cosa avere, soltanto poche persone, oppure non avere la musica. Ognuno desidera e merita il giorno appunto che ha sempre sognato e programmato, e quindi bisogna aggiornarsi man mano in base a quello che ci viene detto, ed eventualmente forse sarebbe il caso appunto di posticipare per essere sicuri, piuttosto che avere un matrimonio non come quello che si era sognato. Bene, esatto, sì, anche perché, come diceva prima Roberto, metti caso che facciano fare un matrimonio ma senza musica, insomma, e diciamo che non è proprio il massimo, anche esatto. con tutte le altre cose, insomma, che possono esserci. Roberto, invece, prima di chiudere insieme a te, ci vuoi dire qualcos'altro? Così poi ti salutiamo. Sì, allora, giusto per finire, io volevo dire alle coppie di sposi che stanno comunque pensando di spostare il loro matrimonio, nel caso della musica, ad esempio, di rimanere sempre su professionisti. Quindi rimanere, chi ha scelto Giovanni senza tempo, di rimanere su Giovanni senza tempo, logicamente finché è possibile. Non scegliere in ogni caso delle persone che non siano dei professionisti. Per quale motivo? Uno può pensare, guarda, ormai il matrimonio è andato come è andato, la musica me la faccio fare da mio cugino, da uno zio, da qualsiasi persona che comunque non sia professionista, che non abbia una partita IVA o qualcosa del genere, che lo faccia come lavoro. Vi faccio un esempio. Mettiamo il caso che una persona, una coppia di sposi, scelgano una persona che non sia un professionista, uno che faccia karaoke, per esempio, e basta. Si fa la festa, arrivato al momento della festa, vengono fatti dei controlli. Si fermano dal musicista, vedono che il musicista non ha nulla per cui poteva fare questo lavoro in questo matrimonio. Io parlo del musicista come potrebbe essere un fotografo, qualsiasi cosa, un videomaker, qualsiasi altra persona. Nel caso dei musicisti, di voi, se entra un controllo e non trova tutto a posto, il matrimonio viene bloccato, ok? Il matrimonio viene bloccato e di conseguenza la festa viene rovinata. Quindi alla fine vi ritroverete a pensare fra 2-3 anni al vostro matrimonio come il matrimonio che era stato bloccato per quella persona che non doveva esserci. Quindi fate qualsiasi cosa per riuscire la vostra festa e il vostro matrimonio. Questa è la cosa, penso, più importante. Bene, grazie Roberto, e concordo pienamente con quello che dici. C'è Oreste che ci dice: come si fa a fare un matrimonio senza aggregazione? questo sarà un po'... saremo tutti seduti a tavola con le mascherine. Saremo tutti seduti a tavola, spero almeno non con le mascherine. Ma sì, ma speriamo insomma che finisca presto. Beh, Roberto, se hai qualcos'altro da dirci, altrimenti ti salutiamo. Grazie a voi e saluto tutti. Grazie mille Roberto per questo tuo intervento. Ciao Roberto, buon lavoro.
Ok, allora grazie a Roberto. Poi c'è intanto riattivo Maria Rosa e Ida. Ecco qua. C'è, ci siete? Sì? Sì? Sì, sì. Sì, perfetto. C'è allora Fabio, confermo tutto quanto detto dalla mia fidanzata Alessandra, casa e preparativi, matrimonio completamente sospesi, siamo costretti dunque a rimandare, ma ancora più carichi, grazie anche dalla disponibilità di tutti i fornitori finora ingaggiati. Bene, quindi anche Fabio conferma quello che Alessandra ha detto. È bello vedere anche, insomma, che non c'è scoraggiamento da parte della coppia, che sarebbe assolutamente comprensibile, però è bello vedere che si ha voglia di fare ancora meglio quando, insomma, la situazione sarà più calma. Perfetto, perfetto. Ok, allora, io direi, visto che è intervenuto Roberto Schiumerini, abbiamo detto quasi tutto e tra l'altro siamo in diretta da oltre un'ora, no, proprio un'ora, precisa un'ora. Sono le 19:30. Ok, voi avete qualcos'altro da dirci? Maria? Beh, penso che abbiamo un po' detto tutto, quindi poi naturalmente sentiremo le nostre coppie anche, insomma, in privato e naturalmente risponderemo a tutte le domande di coloro che magari oggi stanno lavorando e quindi non hanno potuto seguirci, no? E poi penso che ci saranno altre dirette in questo periodo, giusto, capo? Sì. Capo, che poi comandiamo noi donne. Sì, esatto. Glielo facciamo credere. È giusto, facciamo finta che ci sia. Esattamente. No, diciamo che solo sulla carta, poi il resto... Allora, no, quindi sì. Abbiamo intenzione, no, di... Insomma, sì, sì, di proseguire, no? Assolutamente sì, faremo delle dirette sempre incentrate sul discorso di questa emergenza e abbiamo intenzione di fare delle dirette proprio che riguarda sempre questo, il nostro settore, sulla musica, animazione e matrimonio, quindi sicuramente sì, le faremo. E come ha detto Maria, ci sono molte coppie che oggi non sono riusciti a collegarsi. Quindi insomma cercheremo di farne altre o comunque di collegarci in separata sede, quindi privatamente con loro, ma anche con le persone che sono state in diretta oggi con noi, con Teresa, certo, con Fabio, Alessandra, Ilaria, no? Cercheremo comunque di fare, certo, sia delle videoconferenze ma anche supporto tramite WhatsApp a tutte le vostre domande. C'è un altro commento che è arrivato che però non riesco a leggerlo più, non lo so dove è andato, di Teresa. Scoraggiamento no, ma rabbia e nervosismo sì. Quello è normale, perché in questa fase è così. Sì. Però c'è più tempo per organizzare meglio magari le piccole cose, i dettagli, no? Quindi pensiamo magari anche a questo. Io mi sono sposata, quindi ho avuto già un'esperienza, no? A volte ci sono delle cose che poi ti vengono in mente dopo, perché magari hai tante cose a cui pensare. Poi noi donne siamo molto più coinvolte, forse, no? Perché ci piace anche stare lì a guardare i dettagli, le piccole cose. E magari per esperienza mia personale c'è stato qualcosa che ad oggi avrei voluto fare, che però allora magari per mancanza anche di tempo, perché poi io lavoravo durante, insomma, i preparativi, quindi ho dimenticato, ecco. Quindi prendiamola anche come un modo per avere, ecco, più tempo, anche magari per quanto riguarda, ho sentito Alessandra, no, i lavori della casa, che giustamente adesso purtroppo si sono fermati. Io spero che riprendano tutto, insomma, al più presto, e quindi anche su quello magari, ecco,
possono venire delle idee diverse, ecco, insomma, no? Anche si ha più tempo anche per magari stare su internet e guardare tante cose. Quindi prendiamolo in questo modo, con la prospettiva di vivere il giorno più importante della nostra vita, in quanto poi, insomma, abbiamo un bambino, quindi è una cosa un po' diversa, nel migliore dei modi, insomma, con la felicità a pieno di quel giorno, no? Esattamente. Bene, esatto. Io credo che possiamo interrompere qui questa diretta, sì, perché sono le 19:35, siamo stati un'ora e abbiamo, diciamo, affrontato parecchi punti insieme, abbiamo cercato di dire la nostra, di ascoltare il punto di vista di Roberto, insomma, delle nostre coppie, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente faremo, come ha detto prima Maria Rosa, faremo altre dirette, non so se mercoledì prossimo magari potremmo farne un'altra o farne qualcuna anche prima. Sicuramente sul gruppo riservato Facebook ci sarà la comunicazione, come questa ci sarà una comunicazione fatta prima, in modo tale da comunicarvi che diretta faremo, di cosa parleremo e tutto quanto. Ida, vuoi salutarci? Sì, sono contenta di aver avuto questo incontro virtuale con tutti voi e ne rifaremo ancora, anche perché noi diamo molta importanza agli incontri con le nostre coppie, che di solito avvengono di persona. Prima, insomma, del giorno del matrimonio, noi continuiamo ad incontrarci, a confrontarci, scambiarci idee, insomma, idee, parlare di quel giorno, e invece adesso ne approfittiamo per farlo stando a casa, però continuiamo a mantenere, diciamo, le nostre abitudini, quindi ci incontreremo molto presto di nuovo. Esatto. È tornato mio marito che vuole da mangiare. Ah, ho capito, infatti ho visto. certo. Bene, Mari, ci vuoi salutare anche tu? Sì, vi saluto. Saluto tutti gli sposi connessi e quelli che non, per motivi, insomma, vari, non sono potuti essere con noi. Saluto tutti i fotografi che ho visto, insomma, Oreste, tutti gli altri che si sono connessi. Ringrazio Ida, ringrazio te naturalmente per questa ora e mezza di diversa, ecco, no? E insieme, quindi poi avremo modo di rivederci perché è un modo anche per abbracciarci da lontano, per stare insieme. Quindi vi mando tantissimi baci e un abbraccio forte forte a tutti. Perfetto, anche da parte mia è stato. Ciao Maria Rosa. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Ida, ciao. Ok, concludo la diretta. Dicendo che cosa? Oggi abbiamo fatto questa diretta di un'ora. Grazie Lara, grazie anche a te, grazie per essere stata con noi. Ciao Oreste. Ciao Teresa, ciao Francesco, ciao Roberto, sempre positivi, sempre. Come diceva prima Maria Rosa, cerchiamo di fare altre dirette in questo periodo, sicuramente forse mercoledì prossimo, comunque in ogni caso seguiteci sulla nostra pagina e faremo delle dirette sia insieme con Maria Rosa, con Ida, e magari possiamo fare anche delle dirette insieme a Oreste o altri professionisti del matrimonio. Bene, se non ci dovessimo sentire prima di Pasqua, vi auguro a nome mio, ma anche a nome di Maria Rosa, a nome di Ida Scarlato, a nome di tutto lo staff, tutto il team di Senza Tempo Lab, vi auguriamo buona Pasqua. Ciao Fabio, ciao, grazie anche a te, grazie anche a voi, saluti in Germania, in Svizzera e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti.